Il magico mondo dei cartoni animati può diventare veicolo di valori importanti come quelli dello sport? Sembra proprio di sì, questo grazie a Cartoons on the Bike, i cartoni sulla bici, l'evento organizzato dal Circolo Sportivo della Rai all'interno del Festival Internazionale dell'Animazione Televisiva. Cartoons on the Bay, che il 17 aprile culminerà con una particolarissima gara ciclistica, vero? E allora vogliamo vederci insieme queste immagini. Buona. 17 aprile 2010, Cartoons on the Bike. 26 km in bicicletta da Portofino a Rapallo per una cronosquadre unica. 20 top manager italiani amanti della bicicletta. 20 campioni del mondo dello sport. 200 tra bambini e ragazzi che avranno l'occasione di sfidare la strada insieme ai loro beniamini. Un evento indimenticabile per tutti. Una giornata di agonismo e divertimento da vivere assieme ai grandi campioni. Oh, make me over. Cipollini è già davanti, Mario Cipollini. Cipollini, 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 Cipollini. Mario Cipollini con McEwen a ruota, Cipollini davanti, Cipollini, Cipollini, Cipollini. Ed è nostro il mondiale. Abbiamo due grandissimi campioni del ciclismo, Mario Cipollini, velocista, campionissimo, famoso per le sue volate, di cui abbiamo appena visto alcune delle più entusiasmanti vittorie. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a voi. Mario, e poi commentatore sportivo, nostro amico, anche amico della Rai, Rai Sport, e testimonial di questa manifestazione, Davide Cassani. Buongiorno Davide, ben arrivato. Buongiorno. Ciao Davide. Allora, per la prima volta i cartoni animati e ciclismo corrono insieme, diciamo. Ecco, l'idea è quella del Circolo Sportivo della Rai, ma com'è nata questa idea? Nasce da un'idea di Gianfranco Comanducci, anima del Circolo Sportivo della Rai. Cosa c'è di più bello di unire fantasia e movimento, sport, eroi di cartone con campioni veri? Una giornata veramente all'insegna del divertimento, perché alla fine lo sport cos'è? È gioco, divertimento, passione, è anche stare lì, stare insieme. E quindi bambini, persone che non hanno più 15 anni, 20 anni, che arrivano da ogni parte d'Italia, e non solo, perché Endurain arriva dalla Spagna, si ritrova per passare una giornata fuori dal comune. Un percorso naturale di 26 chilometri da Portofino a Rapallo, che ospiterà il 17 aprile la cronociclistica a squadre. Uno dei capitani sarà proprio grande campione Mario Cipollini. Sì, è un bel appuntamento, impegnativo anche Mario, con tanti bambini, tanti ragazzi anche. Sì, interessantissimo, anche molto divertente, perché lo svolgimento di questa gara, in realtà si forma una squadra pian pianino che si svolge il percorso, per cui la partenza viene data ai primi tre, un campione, un manager e un ragazzo juniores. E ogni tot di chilometri si aggiungono i vari elementi. Prima un ciclo amatore, poi un allievo, e man mano che ci avviciniamo all'arrivo tutti i giovanissimi entrano a far parte di questa formazione, e tutti assieme si taglia a traguardo. Per cui anche la capacità di regalare a questi giovani campioni la possibilità di pedalare con gli ex o con i propri beniamini. Non solo, ma poi l'evento è dedicato a un'importante figura del nostro ciclismo, vogliamo ricordare? Sì, è ricordata Franco Ballerini, che è tragicamente scomparso il 7 febbraio. Ballerini ha accompagnato la vittoria a tante vittorie. Era il commissario tecnico di Cipollini quando ha vinto il mondiale,
era commissario tecnico di Bettini quando ho vinto l'Olimpiade, quando ho vinto due mondiali. Ed è stata una tragedia per tutti quanti noi, perché Ballerini era un grande uomo, oltre che essere stato un grande campione, un grande commissario tecnico, e quindi quella giornata sarà dedicata a lui. Ecco, Mario, fra l'altro prima hai nominato i manager, perché in questa gara ci saranno anche dei nomi importanti dell'imprenditoria italiana e ci saranno tanti ragazzi che gareggeranno, ragazzi tra i 7 e i 16 anni. Ecco, tu quando hai sposato la bicicletta per la prima volta? Allora, io ho fatto la prima gara ufficiale che avevo 6 anni. 6 anni? 6 anni. 6 anni ho iniziato a correre, l'ultima gara da professionista l'ho fatta che avevo 38 anni, per cui... riuscire in qualche modo a trasferire a questi giovani la passione del ciclismo, poter regalare a loro quello che il ciclismo insegna, per noi, almeno per me, è una grande soddisfazione. Scusa, ma Rapallo andrai forte come... No, assolutamente, no, mi sono già appesantito di qualche chilo, per cui la performance non potrà essere di quel livello. Ti alleni sempre però? Sì, amo andare in bicicletta perché la passione per la bici non si perde mai. Io credo che un ciclista, chi fa ciclismo, impara talmente tante cose che poi farne praticamente a meno diventa... Però diciamoci la verità, il ciclismo sta vivendo un periodo un po' difficile, perché parlare di doping è automaticamente riferimento al ciclismo, eccetera. Allora, come si fa a rivolgersi ai giovani? Forse appunto un'opportunità di Cartoon Sound Back è buona, no? Io penso anche che sia molto importante l'esempio. Ecco. Io non posso dire a mio figlio di non fumare se io fumo, o di non ubriacarsi se io bevo troppo. E quindi penso che con l'esempio, facendogli vedere che andare in bicicletta è bello, divertente, e se lo fai in una certa maniera ti fa bene, ecco, io penso che partendo da questi fattori si possa risolvere il problema. Non dimentichiamoci che lo sport, tra l'altro, conoscendo il problema, cerca di risolverlo in tutte le maniere, non guardando in faccia nessuno, anche i campioni che non stanno alle regole vengono cacciati via. Ecco, Davide, prima hai citato anche il direttore Comanducci, insieme avete messo insieme tantissimi campioni, campioni dello sport italiano, vuoi citarcene qualcuno? Fra l'altro saranno ospiti anche nostri di Uno Mattina nelle prossime puntate. Iuri Checchi, Antonio Rossi, Claudio Gentile, Miguel Indurain, Bugno, Cipollini, Fondriest, La Sensini... campioni non solo di ciclismo ma proprio dello sport, perché deve essere questa una giornata particolarissima. Bene, allora grazie a Mario Cipollini, grazie a Davide Cassani, appuntamento a venerdì prossimo con Cartoons on the Bike.